O bianco o nero vi offerto da. Basta una notte in un Falkensteiner Hotel per rilassarsi, tre per ricaricarsi, sette per rigenerarsi. Pensate, benvenuto a casa. Le origini della festa dell'8 marzo risalgono al lontano 1908, quando pochi giorni prima di questa data, a New York, le operaie dell'industria tessile Cotton scioperarono per protestare contro le terribili condizioni in cui erano costrette a lavorare. Lo sciopero si protrasse per alcuni giorni, finché l'8 marzo il proprietario Mr. Johnson bloccò tutte le porte della fabbrica per impedire alle operaie di uscire. Allo stabilimento venne appiccato il fuoco e le 129 operaie prigioniere all'interno morirono arse dalle fiamme. Successivamente questa data venne proposta come giornata di lotta internazionale a favore delle donne da Rosa Luxemburg, proprio in ricordo della tragedia. Questa ricorrenza ha dato il via negli anni immediatamente successivi ad una serie di celebrazioni che i primi tempi erano coscritte e circoscritte agli Stati Uniti d'America e avevano come unico scopo il ricordo della orribile fine fatta dalle operaie morte nel rogo della fabbrica. Successivamente, con il diffondersi ed il moltiplicarsi delle iniziative che vedevano come protagoniste le donne e alla propria condizione sociale, la data dell'8 marzo assunse un'importanza mondiale, diventando, grazie alle associazioni femministe, il simbolo delle vessazioni che la donna ha dovuto subire nel corso dei decenni all'interno di una società neo-industriale. È quasi finita l'epoca che celebrava la data della strage di New York con riunioni e assemblee per rivendicare con forza il ruolo della donna come persona attiva in una società miope e al contempo stupida. Il significato puro di questa ricorrenza è svanita con gli anni, dando spazio, come al solito, ad una ricorrenza che parifica il mondo della donna a quello stolto degli uomini, in una giostra farneticante di contraddizioni dove la grande maggioranza delle donne approfitta in questa giornata per uscire con le amiche, per concedersi una serata diversa, magari all'insegna della trasgressione, che può assumere la forma di uno spettacolo di spogliarello maschile,
una triste risposta di rimando al mondo maschile, con l'illusione di rispondere con gli stessi sbagliati criteri ad una forma di prevaricazione stupida e ignorante. O bianco o nero, può iniziare. È così che inizia questa puntata di O Bianco Nero. Benvenuti telespettatori di questa trasmissione che si concede il lusso di invitare personaggi, diciamo così, non per tutti questa trasmissione, ma di tutti. Cerchiamo di dare un servizio quanto più limpido e chiaro alle persone che ci ascoltano, perché crediamo che questo sia doveroso. Oggi abbiamo degli ospiti particolarmente importanti. Innanzitutto ringraziamo Mauro Corona, che hai fatto tanta strada per raggiungerci, grazie. In questa piccola emittente, oltretutto, che non promette nulla di buono, non ci sono i milioni di telespettatori, ma qualche centinaio di migliaia forse lo facciamo. Grazie per essere con noi. Grazie. Sindaco di Cassola, Silvia Fasinato, grazie. Diciamo, questa è una trasmissione non per tutti, ma di tutti. Cerchiamo di avere questo linguaggio che possa essere più fruibile da parte della gente, e grazie per la sua cortese pazienza, dottoressa Francesca Baggio, psicologa. Quando la chiamo lei è così gentile e viene a trovarci. Mauro, abbiamo visto questa copertina, no? Si parte dal 1908 e questa puntata vorremmo sì dedicarla alle donne per una sorta di festa, una ricorrenza che poco mi appartiene, però la vorrei trasmigrare in sensibilità, quelle sensibilità che non ci sono più, non ci sono né a favore della donna ma nemmeno a favore delle persone più deboli. Ma innanzitutto sono rimasto, non lo sapevo la storia delle operaie chiuse dentro e arse vive da questi padroni, però non è che oggi sia cambiato molto, è cambiato sì, però la donna, se la guardiamo sotto l'aspetto globale, non mirato un caso o una donna solo o quelle di un paese, in generale ha conquistato poco, perché gli uomini non lasciano conquistare le donne, gli uomini sono impauriti dalle donne, e sarà sempre così finché non costruiamo una società di bambini e crescerli con la non paura della donna. La donna, per il solo fatto di essere disegnata a dare la vita, a contenere, ad avere la maternità, è molto più forte dell'uomo. La donna e ha sempre pagato dazio, per cui oggi sono migliorate le situazioni, però sotto sotto le tengono a parte, comunque con più stile, con più garbo, però insomma, appena alzano la voce, basta vedere anche in poli, le zittiscono. Dottoressa, dice una cosa interessante, le mettiamo in una gabbia dorata che poi dopo alla fine, non so, in virtù del fatto, non lo so nemmeno io, ti teniamo conservata, ti teniamo così protetta, ma in qualche maniera questo amore diventa condizionato. Fa un'analisi, sì, abbastanza cruda. Sì, sì, concordo assolutamente. Sicuramente da un punto di vista civile, diciamo così, per cui legale, normativo, igienico, medico, eccetera, insomma, da tanti punti di vista, non in tutto il mondo, ma in tante parti del mondo, la donna ha maggiori diritti, maggiori attenzioni. Sono anch'io d'accordo sul fatto che sulla carta c'è un'equità di diritti di trattamento, nei cuori e nelle sensibilità non è detto che siamo arrivati a questa evoluzione, a questo sviluppo. Una donna in politica, Silvia, mi pare che faccia fatica, lo diceva prima, anche in politica ti zittiscono perché c'è questa sorta di prevaricazione, io sono l'uomo quindi sono quello che comunque ha la voce più grossa. Fate più fatica rispetto ad altro, oppure in questi ultimi periodi proprio, credo che sta succedendo qualcosa di catastrofico a livello proprio mediatica, quello di far vedere che se una ragazza è bella, allora ha fatto qualcosa di strano per poter arrivare in quel punto. Cioè, credo che sia un messaggio sbagliato, indipendentemente che possa essere vero per il particolare o meno. Si crea un po' di confusione. Beh, io non credo sia così, nel senso che basta non farsi zittire e... Secondo me, come vedo io il mondo oggi, è che se una donna vuole arrivare, vuole raggiungere un obiettivo, ha le condizioni per poterlo fare, rinunciando a molte cose, perché il ruolo nella donna è ancora confinato, sicuramente, come diceva Corona, è ancora confinato
secondo una visione culturale di chi porta la famiglia, di chi è di fatto la base del motore della società. E quindi l'essere in questa condizione sicuramente non facilita alla donna la possibilità di raggiungere qualsiasi posizione, però sicuramente rinunciando ad alcune cose la donna lo può fare. E basti guardare negli ultimi tempi in tutto l'Occidente, insomma, in tutta la cultura occidentale, posizioni di vertice che hanno assunto le donne. Basti pensare non solo al mondo della politica, anche a Confindustria, al mondo imprenditoriale, alle varie grandi società, ai ruoli manageriali importanti nelle grandi società italiane e nel mondo. La donna c'è nei posti di vertice, c'è e lo fa pure bene, con grande professionalità. Sicuramente non è facile, nel senso che non tutte possiamo essere nella condizione di poterlo fare, perché la vita stessa non regala tutte le possibilità di farlo. La società si dovrebbe impegnare, attivare, la politica per prima, le amministrazioni per prime, nel porre in essere gli strumenti che consentano a tutte le donne, al pari degli uomini, di avere le condizioni, delle condizioni tali per cui si possa accedere liberamente e consciamente a tutti i posti, raggiungendo gli obiettivi che ci si prefigge. Mauro, tra poco manderemo un'intervista doppia, no? Una ragazza giovane e un signore di una certa età. Poi diceva Silvia Pasinato, mi faceva venire faceva fare una considerazione, ma è vero, oppure è una mia sensazione, che quando arrivano a un certo potere, come diceva Confindustria, eccetera, si omologhino anche le donne a un mondo maschile? Perché non credo che poi dopo, alla fine, se una donna arriva a quel punto, sia così sensibile da poter attuare dei disegni che possono, culturali, io dico, culturali, di grande informazione sensibile, che non vuol dire i numeri, il PIL, tutte ste cavolate che ogni tanto sentiamo, che poi dopo sono a volte sbandierate da una parte o dall'altra. Lasciamo perdere la politica a destra e a sinistra. Ma proprio per il fatto che molte donne, alcune donne, le hanno messe ai vertici, è perché ormai non potevano più gli uomini resistere a emargere, e quindi hanno detto mettiamone qualcuna qua e là. La sindaca qui aveva ragione a dire, però nel globale, che non intendo il caso singolo che è presidente di Confindustria, come si chiama, cioè queste qui le hanno messe... Marcegaglia, cioè, se non sbaglio. Marcegaglia, sì, ma le cose presidentessa delle non lo so di che... Cioè le hanno dislocate alcune, chiaramente, perché gli uomini sono furbi, e più hanno la coda di paglia e più sono... Mettiamone qualcuna qua e là, così le zittia. Però in generale non ha conquistato molto la donna. E anche la donna a volte si presta al giochino, perché basta alzare la sottana e vanno in TV, quindi aspetta anche alla donna la serietà del loro ruolo di donna, o no? Per carriera vanno lì, anche il corpo della donna, perché sempre esibirlo e spogliarsi? Perché fai carriera, quindi anche la donna ha qualche colpa, soprattutto oggi nel terzo millennio. Ecco, adesso tra poco mandiamo queste due interviste. Dottoressa, dice una cosa sensata, nel senso che vabbè, la donna, lo abbiamo già detto in un'altra puntata, trova delle scorciatoie come gli uomini, perché non cambia niente. Quando si tratta di fare delle scorciatoie, Insomma, siamo tutti quanti bravi a parlare, però alla fine prendiamo la strada che è più comoda. Però la donna anche qua viene ad uso e consumo, perché i grandi psicologi oppure i grandi capitani di pubblicitari sono tutti uomini, purtroppo. Se andiamo a vedere i grandi nomi anche italiani, sono capitanati da uomini, i quali fanno delle pubblicità ad hoc per gli uomini. In questo la donna siamo indietro a livello di comunicazione. Sì, alla fine è vero, i grandi burattinai sono per lo più uomini, e spesso chi poi è nel palcoscenico e crede di fare l'attore e recitare il suo ruolo, in realtà sta recitando il ruolo che qualcun altro ha scritto per lui. Però ecco, direi che forse la cosa che mi preme sottolineare di quello che abbiamo detto è proprio che il rischio è che quando tu, con una sensibilità diversa come quella della donna, che non è uguale né migliore o peggiore, è diversa dall'uomo, il rischio è di entrare poi in un contesto e di vestire i panni di chi comanda quel contesto, e non quindi di apportare cambiamento e aumento di sensibilità, di intelligenza, ma non perché ne ha di più, perché è un'intelligenza diversa, una sensibilità diversa. In quanto a sensibilità, Silvia, adesso mandiamo via queste due interviste che daranno un po' il quadro su quello che è un'informazione credo assai sbagliata, dove ne siamo tutti in qualche maniera sofferenti, noi che facciamo televisione, ma
coloro che fanno televisione ad altissimi livelli. Quindi io prego il regista Gianni Del Santo, nonché anima di questa trasmissione, di mandare queste due brevi interviste e parliamo proprio di quello che è successo a Erto e Casso, visto che arrivi da quelle parti, Mauro, dove c'è stata la grande tragedia del Vajont, e l'abbiamo una sorta di gioco, una sorta di così anche di diciamo così, provocazione abbinata alla strage delle Torri Gemelle. Sentiamo queste due interviste, sono molto, molto significative. Se ti faccio una domanda, nella memoria ricordiamo la strage, la grande catastrofe del Vajont e le Torri Gemelle. Che differenza esiste tra queste due grandi catastrofi? Beh, vabbè, lo stato prima di tutto in cui è accaduuto, una era un atto terroristico, l'altra era una tragedia che è successa per cause naturali, che ricordo anche qualcuno sapeva ma ha tenuto nascosto. Però ti viene quasi naturale, quella del Vajont una causa naturale? Sì, mi viene da dire una causa naturale. Scusate se vi disturbo, che differenza c'è tra voi, tra le due più grandi tragedie che ricordiamo, Torri Gemelle e il Vajont? Diciamo che Vajont è stata una tragedia, diciamo una tragedia non voluta. Mentre le Torri Gemelle è stato un attacco vero e proprio e quindi voluta dall'uomo. Quindi Vajont, natura che si è ribellata, e invece Torri Gemelle voluta da chi sappiamo. Ne abbiamo voluto proporne due interviste, ma avremmo potuto continuare veramente con centinaia di persone, che tanto non cambiava. Ma Mauro, poveri loro, cioè, purtroppo non è colpa delle persone che non sanno evidentemente delle cose, perché tempo fa, circa 2 o 3 mesi fa, se non vado errato, anzi 3 mesi fa, in un programma molto importante, direi uno, noi che, un programma dove abbraccia la musica degli anni 60-70, di vogliono far vedere come eravamo migliori in quegli anni, e ricordando il 1963, l'incolpevole Valletta disse che la strage del Vajont si ruppe questa diga e l'acqua inondò Udine. Ecco, voglio dire, se una trasmissione che vanta 10-12 milioni di telespettatori dice una cosa del genere, è fuorviante. Sensibilità, adesso andiamo veramente nella parte che poi dopo mi sfruguglia un po' di più e mi fa anche un po' incazzare di più, nel senso che se non abbiamo questo tipo di sensibilità, non l'abbiamo avuta dal 63 fino ad oggi, insomma credo che la strada sia lunga per poter un domani poter pensare che le eccellenze tra maschio e femmina possano essere uguali. Voglio dire, la strage del Vajont è una fesseria se è equiparabile alla strage delle Torri Gemelle. Beh, quel signore lì che ha fatto l'intervista non ha tutti i torti, cioè le Torri Gemelle hanno preso questi aerei e li hanno mirati lì con l'intenzione di uccidere. All'inizio il Vajont non era proprio partito così, non hanno detto facciamo una diga cercando di ucciderne più possibile. E quindi fino a quel punto lì era una cosa costruita per produrre dell'energia elettrica. Ma quando hanno capito che cadeva giù, ecco che allora si avvicinano molto alle mire degli aerei delle Torri Gemelle, perché hanno capito che cadeva e dovevano quantomeno far evacuare la gente. Ma se io faccio evacuare, se lei mi vende un'automobile usata e prima di venderla vedo che la porta dal meccanico, cosa sospetto io? Che la macchina funzioni bene. Quindi se facevano evacuare i paesi Longarone, Erto, Codissago, Castellavazzo, l'Enel avrebbe potuto pensare, come mai fai evacuare quella gente? Non ti compro più il manufatto. Ed è stato lì l'aereo che hanno puntato e ha fatto 2000 morti. Quindi differenza ce n'è poca da quel punto lì in avanti, ecco, quasi nulla. Ce n'è molta sulle sensibilità, dottoressa. Abbiamo parlato di sensibilità, questa credo che sia una grande manchevolezza dei media, della storia che ci appartiene in qualche maniera. Se dobbiamo fare un'unità d'Italia, che sia unità d'Italia, ma che sia unità di intenti, di passioni, di ricordo, di memoria soprattutto. Sono quelle frasi mirabolanti che mi fanno diventare matto, però non riesco ancora a trovare, ahimè, nessuno che mi faccia
diciamo così, brillare gli occhi, che mi possa dire le cose come stanno, perché c'è tanta confusione. Anche qua poca sensibilità. A che punto stiamo? La sensibilità forse strategicamente a volte viene un po' annacquata. La sensibilità, a parte, vabbè, individualmente per alcuni è più acuta, per altri meno, però spesso, ecco, questa confusione di notizie, questa ridondanza di notizie, e queste sono due caratteristiche del nostro tempo, hanno proprio, non so se lo scopo, ma sicuramente l'effetto di abbassare il livello di sensibilità, perché quando tu senti mille rumori, mille voci, o vai in confusione estrema o abbassi il volume, quindi diciamo non ascolti più niente. Silvia Pasinato, qua non si tratta di destra o di sinistra, qua si tratta di ragione, nel senso che se penso alle 2018 vittime, ma poi penso sinceramente anche al depotenziamento di una società che è stata comunque amputata nelle proprie funzioni, anche mi viene in mente questi uomini morti, donne morte, potevano produrre figli, creare chissà quali potenze, quali geni anche, quindi il depotenziamento mi fa spavento, proprio perché sono 2018 vittime, di cui 500 e passa bambini, che hanno determinato comunque una chiusura totale per quello che è la linfa vitale di un posto. Quindi credo che anche la politica si debba interessare a questo, cioè una politica più sensibile, mirata meno al contrasto politico, perché io non ho mai sentito nessuno, né dall'opposizione, anzi spesso purtroppo nelle opposizioni sento sempre dire no, no, no a questo, a quel programma, poi difficilmente ti dico non ho mai sentito, abbiamo questo da dire, almeno che una volta uno ci dicesse no, non mi piace questo disegno di legge, ne propongo un altro per aver la scelta, invece sempre no, la gente va in anche là poca sensibilità, ma non voglio tirar fuori la maggioranza con la minoranza, non me ne frega niente, ce n'è per tutti. Ma sicuramente negli ultimi tempi in Italia si sta vivendo un periodo di confusione, ma un periodo di confusione in cui la dottoressa dice si abbassano le difese. E secondo me ci si sta un po' adeguando, soprattutto l'italiano medio, a un modello, a uno stile di vita che non è quello dell'italiano. Si parlava di unità d'Italia, si parla di sensibilità. Torniamo a parlare di valori, torniamo a parlare di quello che caratterizza l'essere italiano, quello che caratterizza la nostra storia, la nostra cultura, soprattutto noi veneti, insomma siamo caratterizzati da dei valori importanti, da dei valori che hanno fatto nascere, ingrandire le nostre famiglie e la nostra società, quindi ritorniamo a guardare ad un modello di vita personale che ci faccia crescere dentro. Prima parlavamo con Mauro. Io un anno e mezzo che non guardo la televisione, i programmi in TV, però sono convinta che se il pomeriggio mettessi a guardare qualsiasi rete indistintamente in televisione vedrei dei modelli che non mi piacciono, che comunque non corrispondono a quello a cui siamo sempre stati abituati. Ecco, l'impegnarsi a portare il confronto politico verso i problemi reali, verso i problemi di un'Italia che sta facendo fatica ad andare avanti, verso il problema delle famiglie che stanno facendo fatica ad andare avanti. Si parla da troppo tempo della vita privata dei politici e non si affrontano i problemi reali, quindi torniamo a parlare di quello a cui interessa agli italiani, di quello a cui agli italiani dovrebbe interessare. Io ne conosco tanti che hanno dei grandi problemi, dei gravi problemi. Comunque affrontiamo un'altra tematica, cioè sempre la tematica, Mauro, della sensibilità. Io ti ho conosciuto qualche anno fa, insomma, e non mi reputo tuo amico, perché sei tu devi dire se sono tuo amico o meno, perché mi sembra tutta una cazzata questa roba qua. Io conosco Mauro è mio amico, cioè se spendono il nome tante volte delle persone note e spesso delle persone che non hanno peli sulla lingua, che hanno una loro coerenza, per farsi belli, no? Nel senso, io lo conosco, sono come lui, quando poi alla fine, insomma, si può andare a Erto e si può andare a Cortina, tu una volta mi hai detto che non tutte le montagne sono uguali, Erto e Casso bisogna meritarsene, no? In qualche maniera, perché là è una montagna diversa. Beh, là non nevica firmato come Cortina o Zermatt, Cormaiero, Davos, quella è la montagna da porre attenzione. Parliamo di sensibilità, qui ci sarebbe da star qui tre giorni, la sensibilità... Qualche, se tu vuoi fare una puntata alla settimana, sì, e parli di questo qua, no, hai casa aperta, problemi zero. Visto che sono amico sul serio, tu amico, spero almeno. Cioè la sensibilità va allenata, è come avere un valore e non allenarlo. Come fa tuo figlio? Se, se, se,
se i genitori stessi non sono sensibili, quel bambino lì che cresce o due o tre bambini, come fa ad assimilare sensibilità se non ne hanno i genitori? Come fa tuo figlio a non crescere razzista se sente il papà dire sporco negro a Balotelli durante una partita? E siamo responsabili di come ci comportiamo. L'educazione è comportamento, non dire fai così o fai colà. Quindi la sensibilità, se non ne hanno, se passi per una strada, vedi un vecchio che è caduto per terra e lo salti perché hai paura a prenderlo su che sia malato, che ti... qual è la sensibilità? Dove è finita? La sensibilità è anche rispettare un semaforo, l'automobile che non riesce a partire davanti, ti ammazzano di clacson. Cos'era sta? Parliamo di sensibilità, ma dov'è sta sensibilità? La sensibilità va ricostruita. No, 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 è frenesia, è pazzia, è follia questa. Dottoressa, mi piace che siamo in tema, continuiamo ad andare in tema, ed è giusto anche che sia così, dice delle cose sacrosante, e soprattutto questa sensibilità che non si dimostra, comunque ne sono vittime i nostri figli. Se si vuole iniziare, qua fanno TG0, hanno zero, sinceramente io ne ho le balle piene, non ne posso più, perché non parlano di sensibilità. Se noi, anche lei, le chiedo il suo parere professionale, perché io non sono psicologo, però se cominciassimo in una ipotetica società, la società utopica forse, a iniziare veramente dai 0 ai 7 anni a insegnare il comportamento tramite il nostro comportamento, io credo che nel giro di 15 anni avremmo una società completamente diversa, completamente rivoluzionata. Sicuramente, per due motivi. Primo, perché un grande modo attraverso cui impariamo, e quindi imparano anche i bambini, è proprio l'apprendimento per osservazione, no? Da modelli, da persone intorno a loro, per cui il primo modo per insegnare non è parlare, ma è essere quel tipo di persona o incarnare quel tipo di valori e di comportamenti che tu vuoi insegnare, modelli veri. La seconda cosa è che proprio i primi anni di vita del bambino, c'è chi ipotizza addirittura la vita intrauterina, comunque diciamo i primi anni del bambino sono davvero la base della formazione di atteggiamenti, comportamenti, emozioni che poi quel bambino da grande avrà. Poi la vita, come dire, scolpisce su questa però base che i primi anni e quindi tanto il rapporto con i genitori ha costruito. Signor Pasinato, io faccio fatica a collegare una politica di necessità, credo che ci siano delle necessità incombenti, come dire, entri in una casa che è un disastro, è tutto sotto sopra, non puoi andare a guardare gli angoli, no? Per cui credo che ci siano delle priorità che sono le manovre fiscali, sono una serie di provvedimenti per salvare sto paese Italia. Però nella politica manca comunque un referato importante su quello che è l'educazione civica. Oramai una volta, io ricordo, tu sei troppo giovane, c'era un'ora o due, mi pare, al Mauro di educazione civica, non so quante ore erano, ma insomma era una, mi pare che fosse un paio, due, tre ore alla settimana. Ma si faceva anche i miei tempi. Si faceva anche i tempi, qua sono andati oltre. La politica si spende poco, sul sociale pare quasi che siano buttati là i soldi, nel senso, vabbè, il sociale, sullo sport non ne parliamo, ci sono dei tagli. Credo che bisognerà fare qualcosa. Io, come ho detto prima, sicuramente quello che sta affrontando l'Italia non è rappresentato in televisione. Lo strumento principale cui la maggioranza delle persone si rapporta non vede la situazione reale. Però poi ci sono famiglie che si trovano a vivere sulla propria pelle le difficoltà del momento, le difficoltà economiche, che da ormai 3 anni, 4 anni per alcuni casi, non si portano soldi a casa, non c'è lavoro, soprattutto anche qui da noi, dove siamo sempre stati abituati a vivere tutto sommato mediamente bene, le difficoltà si stanno vedendo. Io come sindaco da quando sono stata eletta vedo le difficoltà che le famiglie stanno sopportando. È difficile intervenire da soli, come amministrazione comunale noi stiamo facendo il possibile. Anno 2010, 90.000 euro in contributi ordinari, senza aggiungere gli interventi sui minori o altri interventi su altre persone. C'è questo segnale comunque che è tendenzialmente in però per tanti aspetti, speriamo che le manovre economiche, il federalismo municipale, i provvedimenti importanti che stanno portando avanti in Parlamento, speriamo che portino buoni frutti, perché le difficoltà le stiamo vivendo, le stiamo un po' anche subendo, però ci continuiamo ad assumere la responsabilità in quanto
dobbiamo rispondere direttamente a ogni singolo cittadino, e questo lo facciamo giorno per giorno. Continuiamo ad assumerci le responsabilità per risolvere i problemi. Quello che non si riesce ad affrontare facilmente è appunto questo discostamento tra quella che è, come dicevo prima, la vita a cui siamo sempre stati abituati, quindi il comportarsi bene, il rapportarsi con gli altri in modo educato, rispettoso, con certi comportamenti che sicuramente stanno venendo avanti. Parliamo tanto di educare le nuove generazioni, di trasmettere le nuove generazioni, penso adesso all'Unità d'Italia, a quando c'è la commemorazione per i caduti, l'onore ai caduti, di trasmettere alle nuove generazioni perché sono state fatte le guerre, perché sono stati fatti i sacrifici, come si è costruito il nostro paese e il nostro benessere sul quale fondato su tanti sacrifici. Però magari non gli insegniamo tante piccole cose che gli potrebbero servire, sicuramente gli servono anche queste, ma che gli potrebbero servire ai ragazzi per comportarsi bene, e per comportarsi bene soprattutto nei confronti rispettosi degli altri. Adesso diamo 60 secondi di pubblicità, vorrei tanto che fosse così, ma io temo che se non ci sono le basi, oppure i ragazzi non abbiano quel background di sensibilità, poco gliene freghi dei morti partigiani, oppure morti in guerra per la resistenza, per debellare il fronte austriaco, insomma, se non c'è un background importante faremo fatica. 60 secondi per voi, insomma, state sciolti, fate come volete. Brink, negozio specializzato in cartucce per stampanti, carte comuni e speciali. Montaggio di stazioni di inchiostro per un risparmio davvero sorprendente. Fotoprink, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Sostituzione filtri particolati che riducono del 94% le emissioni delle polveri sottili. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card. Più punti, più premi. Colora la tua vita con Print. Siamo in Viale Venezia 73, a Bassano del Grappa. A 6 km da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel ristorante I Cavallini. Il ristorante, dotato di 60 coperti, è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per un'ospitalità ad alto livello. Hotel ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna Vicenza. Ben rientrati in questa piazza. Intanto Silvia, adesso cedo la parola un attimo a Mauro. Io sai perché dico ai nostri telespettatori che sei una brava politica? Perché sei mia amica primo, e questo vale e conta. Perché tu usi spesso la parola speriamo. Che guarda, credo che questo speriamo implichi già delle cose, che ci sono dei dubbi. Perché Mauro, io ne ho un po' le palle piene di coloro che hanno tutte le risposte là, non hanno nessun dubbio. Io apro gli occhi la mattina e già ho il dubbio se arrivo la sera, cioè figuriamoci. Però se una dice speriamo, vuol dire che non è convinta fino in fondo, bisogna volere, non sperare. Insomma, dipendesse soltanto da lei, credo. Sperare. Io volere ce lo metto nelle cose che faccio, poi il resto è dipende una speranza, dagli altri. È un auspicio. Ci vogliono idee. Sa perché un politico viene votato? Non perché ha idee, ma perché non beve, non fuma, non fornica, va a messa, quindi quello, ma non è necessariamente, vuol dire che abbia idee. Ci vogliono idee, su da noi basta applicare idee, ma non ce ne sono idee. Non puoi farmi a erto, che significa ripido. Erto, nel sinonimi e i contrari, significa ripido, molto scosceso, e mi fanno il campo da tennis, che ti scappa la pallina, va a finire nel vaion, non la recuperi più, ci vogliono 2 ore andare a prendere la pallina. Ma io non vedo gli ertani col gonnellino che giocano a tennis. Però o accettavi il contributo per fare il campo da tennis, o veniva tolto a quel punto lì. Ma io piuttosto che fare il campo da tennis lo cedevo. Cioè ci vogliono idee. E le idee quali sono? Lassù c'è roccia e alberi. Facciamo qualcosa che coinvolga la roccia e gli alberi. Voglio arrivare a questo però, Mauro. Là c'è la più grande frana del pianeta.
dimmi che se sbaglio, in questa grande frana tanti ci hanno fatto anche un po' di grano, tanti sono diventati bravi attori, sono partiti da là, poi adesso guai parlare del Vajont perché hanno come l'herpes zoster, no? Gli vengono le vesciche. E, però giustamente poco si fa. Può essere una sciocchezza che anche i grandi politici possano pensare di portare là uno studio profondamente geologico, un'università, delle intese, perché credo che quello che sia successo a Erto lo vediamo tutti i giorni. In Italia piove tre giorni, siamo nell'acqua fino qua. Allora, insomma, no. Non c'è una grande cultura. A Erto, tra l'altro, è protetto dalle belle arti, no? C'è un parco delle Dolomiti friulane e siamo patrimonio dell'UNESCO, per cui io non posso più neanche essere toccato da lei, sindaca, perché sono patrimonio dell'UNESCO. Lasciano cadere, la mancanza di idee è questa. C'è un paese che ospitava 2.400 persone, sta crollando a pezzi. Il padrone non ha soldi per aggiustare le case. Abbiamo la frana più famosa del pianeta. Allora, lo Stato piglia sto paese, la casa rimane sempre dei padroni, però per 30 anni non la puoi toccare. Ecco, io rimetto a posto tutte le case, tutte, dalla prima, quelle rimaste. E faccio una enorme università di scienze forestali, scienze naturali, botanica, geologia, tiro dentro 500-600 studenti con le loro famiglie. L'investimento, lo Stato in 30 anni, 40 o 50, recupera l'investimento. E quindi ci sarà un indotto, lavoreranno osterie, bar, ecco cosa si fa per salvare il paese, patrimonio dell'UNESCO, no? Bla bla bla. E questo non lo fanno, non fanno nulla. Dottoressa, lei credo che quando si confronterà con i suoi pazienti, si confronta proprio sulla psiche, su quello che è i dolori, i pregressi, l'infanzia e tutte queste cose. E credo che sia già un bel lavoro. Però se lei dovesse parlare con un ragazzo di 15-16 anni, e temo che oggi come oggi ne sono molti di più, che non hanno neanche più la speranza in un futuro, perché poveri non sanno cosa fare, poi anche sono maleducati, ma non è sempre soltanto colpa loro, non hanno certo delle grandi certezze. E quindi anche stimolare, come diceva Mauro, nelle idee, insomma credo che sia arduo anche per far guarire una persona malata di anoressia, oppure una persona che perde la speranza se in bilico sul suicidio, insomma. E vede che c'è una percentuale in aumento di disagio rispetto a qualche anno fa o meno? Io temo di sì, sì. La mia sensazione. Ahimè, il disagio è... Allora, da un lato c'è più sensibilità al disagio, per cui quando una persona sta male sente che potrebbe non star male o che ha il diritto a star meglio, per cui adesso l'accesso ad alcuni servizi, anche la psicoterapia, è legato al fatto non tanto che si sta peggio, quanto anche che c'è più l'idea di poter fare qualcosa. D'altra parte è vero che tante categorie di persone oggi stanno male, anche perché appunto stando meglio come bisogni primari ci si poi rivolge anche di più a una sofferenza di tipo psicologico, mentre fino a qualche anno fa erano altri i problemi, diciamo, a cui dare ascolto. È vero che riuscire a motivare i ragazzi che stiano bene o male, insomma, che siano ragazzi che stanno tutto sommato bene oppure che hanno una patologia, a pensare che c'è un modo per star meglio e che vale la pena di provare a star meglio o a creare un mondo in cui stare meglio, è la chiave spesso proprio per costruire un futuro diverso dalla sofferenza. Silvia, è una provocazione, voi che siete dentro il comune, siete un po' i primi cittadini, un disegno di legge che vieti assolutamente alle mamme di accompagnare con il SUV i bambini a scuola e assolutamente dirgli dovete mandarli a piedi o in bicicletta con dei, al limite con dei percorsi protetti, potrebbe essere già un piccolo passo questo, perché sennò creiamo una sorta di bamboccioni che se si sbucciano diventano pazzi, si suicidano in una famiglia, si fanno i colpi. Sicuramente una delle cose che possiamo fare come amministrazione comunale è quello di porre in essere tutto quanto possibile per realizzare il sistema delle piste ciclabili, per rendere ogni paese più vivibile dal punto di vista umano. C'è stato uno studio anche l'anno scorso, due anni fa, dell'Associazione Pediatri di Bassano, l'Associazione Pediatri di Jacopo da Ponte, proprio sul muoversi in città, il bambino che si muove in città. E, noi a Cassola abbiamo, con l'aiuto delle maestre, attivato il Piedibus, che è una catena di genitori e di bambini che partono da casa, fanno due o tre fermate di Piedibus a piedi,
e arrivano a scuola a piedi. È un bel modo per rimanere insieme in famiglia, per rimanere insieme anche tra bambini, perché percorrono la strada tenendosi mano per mano, per imparare anche quali sono i pericoli, fin da piccoli, i pericoli che ci possono essere per strada, ma anche per andare a scuola più allegramente, più come si faceva una volta. Io andavo a scuola a piedi, sono andata a scuola in bicicletta alle medie, quindi sicuramente una dimensione di vita diversa, che è la dimensione del piccolo paese, comunque del centro. Oggi vediamo tanti bambini, tanti ragazzini abituati forse a cose che sono troppo più grandi di loro e di cui forse non hanno neanche bisogno. Mauro, a Erto come si va a scuola? Erto è un paese alla fine del mondo, i nostri bimbi, poi vorrei parlare dell'uso delle mani, questi ragazzi hanno perso l'uso, stanno perdendo l'uso delle mani. Hanno il pollicione però più esagerato. Nelle scuole bisogna mandare i contadini, le guide alpine, gli artigiani, rendere una scuola allegra, dove il bambino non vede l'ora di andarci, invece sono di una noia, fanno bene a marinare le scuole i ragazzi, sono di una noia abissale le scuole ormai. E a Erto partono con un pullman alla mattina, no? Alle 5:30 sei un pullman di operai, vanno a Longarone, ma non è finita lì, da Longarone pigliano il treno, vanno a Belluno per imparare a leggere e scrivere, per imparare un lavoro. 2 ore e mezza. Allora, sì, e ritorno idem, come fa un ragazzo a 13 anni dopo le medie, no? A sopportare quello stress lì? Ma tu non sei incazzato come una vipera, nel senso avete già pagato un prezzo, credo, ricordiamo. Ma sa cosa mi ha detto? Io mi sono arrabbiato, sì. E ho affrontato i politici, i quali hanno solo l'importanza che si danno, come diceva Jean Genot, tranne la sindaca qua, perché ecco, soltanto io, perché amica mia è già posto. Perché non sta bene, visto che qui, se fosse fuori la porta, avrei detto male anche di lei. E questo politico che voleva affrontare i problemi del mio paese, ma non solo del mio, avrei a cuore anche il tuo, il suo, se mi ha detto: stai zitto, Corona, mi ha detto, che io i voti della Valcellina li prendo nel mio condominio. Hai capito? La politica deve essere una delega. Io non ce la faccio, delego te che mi devi rappresentare. Invece poi, quando sono eletti, fanno circolo chiuso, non entra più niente. Possono deliberare quello che vogliono, fare una strada sul tuo... Però abbiamo una trasmissione, che non so quanti la guardano, per la carità. Molto pochi, però quei pochi possono anche cominciare ad alzare le orecchie. Hai detto una cosa che secondo me è pazzesca, dottoressa. Insomma, 2 ore e mezza penso che ha voglia a marinare, chi ce va? Insomma. Forse anche di più di 2 ore mandate in giro. Sì, no, so la storia. Poveracci, cosa fanno? L'inverno. Vieni a prendere lì. Fate scuole, invece che fare capannoni, fate anche scuole, invece le tirano giù. Longarone convergono 5-6 valli, la Val Calcadore, la Valcellina, la Val del Bellunese, la Valle dell'Alpago, la Val d'Isoldo, fate scuole lì, università. Chi non abbandona quel territorio, insomma, è perché vogliono sì, resistiamo lì, ma no, Mauro... non c'è una macelleria, un giornalaio, un frutta e verdura, non c'è un tabacchino, e allora? Sono servizi, allora qua andiamo su un ma allora paghiamo il gasolio come quelli che hanno un mese d'inverno, noi abbiamo 8 mesi, è come la Colima. Dovete guardarci anche noi. Perché la gente a un certo punto si stanca, quando non abbaia più è da avere paura. Silvia, dice una cosa che poi dopo riguarda un po' tutte le montagne, anche le nostre, se si abbandona la montagna, ahimè, insomma, poi vediamo anche i disastri idrogeologici, perché se la montagna è abbandonata, diceva Rigoni Stern, che le radici le vedremo a Venezia, è vero, perché se non si dà qualcosa di sostentamento, perché non possiamo pensare che un casolino, non so, su Grappa come Erto possa esistere o pagare le tasse di un casolino a Bassano del Grappa. Lì è un servizio, è un mutuo servizio. Sicuramente, prima mi diceva, siete passati da 2.000 abitanti 2004, a 400. Sì, ma anche se fosse solo uno, devi dargli i servizi, se paga le tasse. Ma sicuramente i problemi della montagna sono problemi se sono visti come problemi, non sono problemi se vengono visti come risorse. Quindi sì. Questa non l'avevo mai sentita, che il problema visto come risorsa. In che senso? Nel senso che se un problema va affrontato per mantenerlo un problema, per lasciare che sia un problema o per spostare l'intervento da fare da un'altra parte, come chiudere una scuola perché non ci sono sufficiente numero di bambini, allora rimane un problema, perché Erto, come gli altri comuni con pochi abitanti, o come i nostri comuni sull'altipiano, sul Grappa,
sicuramente soffriranno e piano piano andranno a morire. La montagna deve essere vista come una risorsa per chi ci vive, per chi ci è cresciuto, per chi la ama, ma anche per chi ci deve andare, quindi per chi da Bassano va in Grappa, per chi da Bassano va in Altipiano, per chi va nei posti. Però stringi, stringi, là sono dei servizi che non sono sostenibili adesso. In questa maniera qua, cioè voglio dire, pagando le tasse che pagano i poveri montanari, è inevitabile che poi dopo cedano alle tentazioni della pianura in qualche maniera. Quello sicuramente è anche più facile scegliere di chiudere baracche e burattini e spostarsi. L'impegno deve essere maggiore, ha ragione lui quando si arrabbia perché la politica non dà risposte. Io guardo il mio comune, nel mio comune ogni cittadino che ha un problema è una parte importante, non c'entra la politica, non c'entra il partito di destra o di sinistra, il mio partito sono i miei cittadini, così dovrebbe essere dappertutto. Certo, non tutti i problemi sono risolvibili perché gli amministratori comunali non hanno la bacchetta magica e, come dicevo prima, soprattutto in questo periodo è difficile, però sicuramente porre alcuni problemi importanti, cercare di risolverli, sperare di risolverli e metterci tutta la buona volontà per poterlo fare è sicuramente una cosa fondamentale da cui partire. Dopodiché sicuramente per i problemi della montagna, insomma, penso che si debba fare un ragionamento molto più ampio e che coinvolga non solo ogni singolo comune, ma che dia la responsabilità del problema sfollamento delle montagne anche a più alto livello, insomma. Mauro, tu sei rimasto forse l'ultimo degli alpinisti con un cuore spendibile in qualche maniera. Rigoni Sterno l'abbiamo perduto e quindi questo cantore della montagna, insomma, in qualche maniera rimane nei ricordi, ma temo che con la sensibilità che spendiamo in questi giorni, in questi anni, sarà una memoria, insomma, a perdere, no? Mi auguro che in qualche maniera tu, come cantore della tua montagna, possa essere la tramite. Ecco, tu cosa ti senti con la tua popolarità di poter confezionare per la montagna? Spendendo la tua personalità. No, io ci ho provato a fare del mio meglio per il mio paese, ma non solo, perché sarebbe egoistico per la valle, per le valli dimenticate, ma non è una voce che si perde nell'aria, non è attenta la voce. Del resto anche Rigoni Stern, che è stato un grande, fate le debite distanze, io sono un pagliaccio rispetto a Rigoni Stern, però anche lui quando si schierò ebbe qualcosa da dire contro la divisione che il paese vuole andare in un'altra provincia, in un'altra regione. Erano, no? Tanto provocazioni. Lo attaccarono subito, cioè devi stare attento anche a come ti muovi. Carlo Sgorlone è morto il giorno di Natale, l'anno scorso, no? Per dirti quanto contano le voci degli scrittori o dei poeti. Io non sono un poeta, sono un raccontastorie. Carlo Sgorlone è stato uno dei più grandi scrittori d'Italia. Quantomeno in Friuli ha esaltato il suo Friuli con oltre una trentina di romanzi. Il giorno di Natale ricorreva l'anniversario della sua morte, neanche una riga sui TG regionali né nazionali, nulla. È stato dimenticato un uomo così. Però se la velina entra a Trieste, lo so, la velina che va lì, ecco tutto, un mezz'ora di trasmissione. Questo qui è la cartina, il tornasole della sensibilità che dicevamo prima. Ci va più sensibilità, dottoressa, questo è indubbio. Io ricordo che ho visto anch'io, ahimè, Sanremo, insomma, ho visto Tutti Uniti, bello e bello. A me ha commosso Benigni perché è un interprete sicuramente importante e sa appassionare. Ecco, la stessa cosa, come diceva prima Mauro, questa passione nei nostri docenti non la vediamo, sono molto retrivi, oppure vanno già a scuola un po' tristi ed è difficile insegnare una storia come se fosse una fiaba. Io in molte presentazioni mi occupo di sport e dico a tutti i ragazzini dai 6 ai 12 anni che la fiaba più bella del mondo è proprio la fiaba d'Italia, se fosse ben raccontata, con passione. Sì, con passione, e tornando a una cosa che dicevamo prima legata alla sensibilità, rallentando, no? Una cosa che a me è piaciuta di Benigni, lo riprendo, è che lui ha rallentato, no? Dei ritmi, vabbè, il ritmo dell'inno, ma credo, tornando a quello che un po' sta uccidendo la nostra sensibilità, che tornare ad abbassare i ritmi, ad essere più lenti, ad ascoltare di più e a parlare di meno ci aiuterebbe a recuperare una quota di sensibilità. Un po' di riflessione, poi in chiusura andremo su quelle che sono le alchimie che si respirano in montagna quando si è soli, ma tra poco ne parleremo con te, Mauro. 60 secondi di pubblicità e così poi dopo chiudiamo, ok? Thank you.
Cornale, testimone e aspiratore per l'Italia dell'Agostino Bravo Rei, vi presento la mia cucina bavarese, con zuppa di porcini, il goulash con patate, lo stinco cucinato sul forno a legna, il radicchio con lardo e aceto di birra e poi abbiamo il tris tipico della birreria e il famoso Weisswurster con la senape di Monaco e la Weissenbeer. E per finire i dessert con la Sacher e la torta di ricotta. E il tutto accompagnato con l'Augustiner di Monaco. Centro Servizi Autofficina Sandri, specializzata in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Centro Revisione Autofficina Sandri, la puoi trovare anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Giraldi. E ben rientrati. Mauro, prima si parlava di riflessioni, poi io quando vedo la pubblicità di, a quest'ora di Romano Cornale mi viene una fame, dopo andiamo a mangiare perché non ce la faccio più. Però di sensibilità si parla. Io so che tu usi camminare nei tuoi boschi, fare le tue scalate, non vado nei particolari che sei sempre in questa condizione, inverno, estate, per te, non voglio dilungarmi sul fatto che per te la sensibilità è una questione proprio particolare, ma perché usi questo tipo di non so, di scommessa con te stessa? Perché un comune mortale lo facessi io, il giorno dopo sono ricoverato con una pleurite doppia. Ma forse sono soltanto uno spaccone o un arrogante, non no, lo so, no, questo lo dici tu. Voglio ma non sentirmi accarezzare dalla natura, dal freddo, dal vento, dal sole, dal ghiaccio, dalla pioggia, cioè vivo come un animaletto, no? Chiaro che se va a meno 30, meno 20 mi copro, però io vedo la gente che va a fare il picnic e si mette 10 coperte col telo di gomma, fatevi bagnare, fatevi palpare dagli elementi, dalla rugiada, anche sì, bagnerai i pantaloni, cioè toccarci, farci toccare, no? Anche la neve, la adoperano solo per scivolamento, sono scafandrati come quelli che vanno sulla luna, cioè l'elemento non lo vogliamo, lo adoperiamo. Io invece voglio stare dentro, vado a camminare tutti i giorni, ma non per la forma, mi sento abbracciare da qualcuno, anche arrampicare. Io non ho arrampicato le montagne e continuo a farlo per coraggio, per sfida, perché avevo paura del vuoto. Allora sono andato a cercarmelo, altrimenti vivevo da codardo tutta la vita. Tutte le cose che ho fatto io le ho fatte per paura e ho cercato di affrontarle e di vincerle. E quindi ho originato il coraggio, ma se non c'è la paura, non origini il coraggio. Quindi vado via così anche per sentirmi, aver paura del freddo, di prendermi qualcosa, oppure apprezzare quando arrivo accanto alla mia stube. Cioè togliere, la vita è come scolpire, devi togliere per apprezzare. Quindi prendo freddo per apprezzare il caldo, resto senza mangiare per apprezzare un panino, no? Quando mi dicono scusi, dov'è che si mangia bene? Io dico stai 3 giorni senza mangiare, vedrai che mangi bene dappertutto, perché è togliendo che apprezzi. E così nell'amore cianfrusaglie e varie, insomma. Dottoressa, dice qualcosa di straordinario, togliendo, un po' come l'arte, come le sculture. Mi fai fare un'altra riflessione. Guai non ci fossero i peccatori, perché come potremmo misurare il bene, no? Però è uno stadio il peccato, poi arrivi, lo pianifichi, lo digerisci, sai che è peccato, e da quel lato c'è uno scalino superiore che ti permette di diventare migliore, e migliore anche la società. Dovrebbe funzionare così, secondo lei? Dovrebbe, come la paura, diceva prima Corona, cioè la paura serve perché ti mette in allerta, vuol dire che senti una minaccia, un pericolo, a volte è reale, a volte no, ma la paura si supera affrontandola, cioè facendo esattamente il contrario di quello che lei ti farebbe fare, che è evitare, nasconderti, e allora anche il peccato, no? E sentirsi in colpa e sentire di avere sbagliato. È umano, quindi dobbiamo accoglierlo, accettarlo come tale, dobbiamo stare attenti a non, come dire, a non subire le due conseguenze possibili del peccato. Il primo è di non accettarlo e farci quindi travolgere dalla colpa e bloccarci e non usarlo come metro per migliorare. L'altro è di avere l'arroganza o la presunzione che siccome io sono io, siccome lo fanno tutti, sai che ti dico, non è neanche poi così peccato. Silvia,
Non abbiamo parlato di politica, se non accennato alcune, ma le ricette, ahimè, non le possiamo dare noi e neanche le bacchette magiche. Cosa ti rimane di questa serata, insomma, vicino a Mauro Corona, che ho detto che è l'ultimo interprete filosofico di una montagna che ci sta scappando sotto i piedi? Beh, sicuramente trasmette la passione per qualcosa in cui crede, e quando c'è la passione in qualcosa in cui si crede, sicuramente si sta vivendo la vita pienamente. Poterlo fare, essere liberi dentro, di poter scegliere qual è la propria strada, di poter capire qual è la parte del proprio essere che ci fa stare meglio, insomma, per lui la natura, per altre persone altre cose, credo sia già una conquista, credo sia già una cosa, un punto di arrivo importante, ma anche un punto di partenza, perché sicuramente le sue esperienze, come le esperienze di altre persone che hanno potuto toccare con mano questa verità, questa realtà di fatto, sicuramente possono trasmettere a tutti noi e a tantissime altre persone, soprattutto, come dicevamo prima, alle nuove generazioni, quali possono essere le cose vere della vita, le cose su cui bisogna far esperienza. Io ti auguro di continuare così e affrontare la politica come lui affronta le montagne, con passione, perché poi dopo la passione credo che sia quell'elemento che ti fa essere anche integerrima e anche onesta e moralmente alta. Mauro, siamo a voi in conclusione. Io una volta ti ho fatto una domanda così, eravamo all'arrivo di una tappa della Bassano Vajon, quando si poteva ancora fare, e ti ho fatto una domanda che tu mi hai lasciato anche molto molto riflettere. Hai detto: tanti vengono a Erto in pellegrinaggio, perché, ecco, ci tengo a sottolineare che a Erto non si viene per visitare un cimitero, si viene in pellegrinaggio per rispetto, e tanti vengono anche a far capitello nel tuo laboratorio e in qualche maniera, insomma, invadono quello che è il tuo territorio. No, fa piacere. Però la domanda è questa: tanti ti chiedono la firma, ma cosa vorresti tu che ti chiedesse veramente il fruitore, quello che deve conoscere veramente Mauro Corona, oltre alla firma? Vabbè, io mi sono anche creato questo personaggio che sto pagando, io sono improvvido a me stesso, perché ho voluto, anche per timidezza se vuoi, anche per le paure che avevamo detto prima, mi sono creato questo personaggio, e molti, equivocando, però hanno ragione. Io ho dato questa immagine di uomo coraggioso, non lo sono, di spaccone, di arrogante, a volte anche maleducato. Io sono una persona timida, e se posso essere gentile sono anche gentile e sono buono, però io adesso non posso ripartire da zero a far capire, ho recitato una parte e adesso la sto pagando. Vorrei che la gente capisse cosa c'è dietro a questo personaggio, ma non dovevo farlo prima. Comunque il fatto che vengano a Erto mi fa anche piacere. Quello che io ho capito di te, che ti ho avuto bene al primo momento che ti ho visto, anche se eri rude. Ma questa rudezza è data da paura, da timidezza, siamo, l'ho detto prima, oltre che di papà e mamma, siamo figli di quello che ci è accaduto. È quello il DNA vero e proprio, l'altro è quello dei tratti somatici, ma è di quello che ti è accaduto. E quando vivi una vita da bambino, come l'ho avuta io, che non sto qui a dire, metti le mani avanti, no? Oppure aggredisci. Siamo voi in chiusura, Mauro, vorrei ancora trovarci. No, certo, certo. Quindi è un impegno preso. Mi piacciono queste piccole... Questa piazza che è anche calda. Sì, sì, non lo so. Silvia, è una provocazione, dobbiamo farlo venire anche nel tuo bellissimo teatro. Ma infatti adesso l'ho invitato prima, vediamo se si riesce... Aprire le scolaresche. Sicuramente a... Guarda, io ti do un invito. Le scolaresche... Potrebbe essere sicuramente un successo. Tu hai un teatro di 500 persone, allora 150 persone, bambini dai 7 ai 12 anni, sarebbe il massimo, magari, sarebbe tutti il massimo, in prima fila. Magari. E poi gli altri che vengano da sé. Dottoressa, grazie per la sua gentilezza e per la sua, insomma, precisione. Lei è molto dolce e piace molto i nostri telespettatori. Mi fa piacere, grazie. Che fa passare i messaggi giusti, in qualche maniera capibili come vogliamo noi. Grazie Silvia Pasinato, buon lavoro per le tue cose. Mauro, insomma, io che ti dica, mi ha fatto un piacere immenso averti qua. Io so che c'è gente che dice: ma come ha fatto ad avere Mauro Corona? Questo che si rifiuta di andare in Rai viene da Argesi. Ma dai, fammi fare lo sborone, dai. No, io preferisco venire qui e dare, se posso, non credo di essere così importante, ma se posso venire qui e dare una mano a parlare di cose alla gente, alla nostra gente, non è che serva andare al Metropolitan di New York, mi basta anche qui. E se vogliamo respirare un po' di montagna vera, oltre al Grappa andiamo a Erto e Casso, come di consuetudine siamo proprio in chiusura. Voglio ricordarvi che settimana prossima
Il leitmotiv sì, in qualche maniera è periodico, parleremo con l'Associazione Nazionale Vittime della Strada, perché ahimè noi continueremo a farne tante di queste trasmissioni, perché non ci smettiamo mai, noi non smettiamo mai di sperare che al venerdì sera i ragazzi possano prendere un'altra strada. E purtroppo, ahimè, ogni venerdì o lunedì troviamo un bollettino di guerra. È inquietante questo trend, lo faremo con gli ospiti sempre alla grande, con l'avvocato Bottoli, che ne sa una veramente più del diavolo, e poi soprattutto con i familiari colpiti da queste tragedie. Sono tragedie veramente che sono dei bollettini di guerra. Quindi a settimana prossima, stesso orario, 21:45, strepitosamente in diretta. Grazie Mauro, grazie Silvia, grazie Francesca. Bianco o nero vi è stato offerto da? Basta una notte in un Falkensteiner Hotel per rilassarsi. Tre per ricaricarsi. Sette per rigenerarsi. Pensate. Benvenuto a casa.